Salve, sto leggendo un libro, un bel libro, L'ultimo abbraccio. L'ha scritto Gian Ettore Cassani, che è un avvocato, un grande avvocato, avvocato cassazionista. Eppure qui non si sente l'avvocato, meno male, perché gli avvocati quando scrivono i romanzi, non i saggi, ma i romanzi, scrivono proprio in avvocatese. Invece qui c'è una bella prosa letteraria che fa passare tutte le emozioni, mentre in avvocatese tante volte proprio non si riesce ad emozionarsi. Invece qui tutti questi destini che si intrecciano, destini crudeli tante volte, un'amicizia che dura attraverso decine e decine di anni, tant'è vero che la prima data che trovo nel libro è del 42, pensate, e poi si arriva quasi a sfiorare il nuovo millennio. E c'è questa amicizia che attraversa tutti questi anni e che attraversa anche tanti popoli diversi, come la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, la Polonia, c'è tutto qui. Con una contemporaneità che chissà se mai l'avrebbe pensato quando ha iniziato a scriverlo Gian Ettore Cassani, eppure noi ci ritroviamo nelle emozioni, negli abbandoni, nelle speranze di questi popoli che vengono qui raffigurati con una ragazzina e con tutto quello che l'abbandona, sì. È stata abbandonata anche lei, così come Dimitri a suo tempo, ma insomma le storie si intersecano e uniscono questi popoli con il coraggio della speranza. È veramente qualcosa che ti prende il cuore, che sicuramente io sono convinta che se diventasse un film avrebbe successo, ma fossi io un produttore lo farei subito. Uno sceneggiato, una fiction, come si dice adesso, ci sono tutti gli elementi per rapire il cuore di chi mi guarda e ascolta questa storia. L'ultimo abbraccio, ve lo do io intanto adesso. Abbraccio.